Osservatelo come scruta il superconduttore. Lì dentro, al CERN di Ginevra, scorrerà l'elio a bassissima temperatura. Guardatelo come nuffia l'aria. È inquieto, medita. E Guido Roveta, il capo. Io ho iniziato 45 anni fa a lavorare e ho lavorato per 21 anni in Rivoira, che è un'azienda qui del territorio, è comunque un'azienda italiana che lavora nel campo dei gas criogenici. E dopo 21 anni hanno ridotto il settore impianti dove io operavo. Dopodiché ho deciso, anche se con enorme difficoltà emotiva, di licenziarmi e di iniziare una nuova attività. Siamo partiti in sei, abbiamo iniziato a fare lavori piccoli perché le dimensioni e le possibilità economiche erano molto limitate. Siamo arrivati nel 2000 che avevamo una decina di persone, quindi ancora una piccolissima azienda, e nel 2000 abbiamo cominciato appunto a guardarci in giro per l'Europa, abbiamo iniziato a lavorare per il CERN, di lì abbiamo lavorato per il CERN almeno per 6 anni. Tra i vari ambiti collegati alla criogenia c'è l'alto vuoto. L'alto vuoto implica requisiti tecnologici di nuovo elevati e abbiamo iniziato a collaborare prima come subfornitori per aziende in ambito aerospazio, quali Thales Alenia Space, quale l'Agenzia Spaziale Europea, DLR, che è un centro di ricerca tedesco. Quindi una volta acquisite queste conoscenze abbiamo iniziato a diventare fornitori diretti e tra i vari esempi di collaborazione che abbiamo in atto in questo momento sono progetti con Thales Alenia Space, sia con impianti on flight, quindi direttamente sui satelliti, sia impianti a terra, e anche abbiamo fornito impianti direttamente all'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, per camere di ciclatura termica. Poi siamo notevolmente cresciuti ancora nel 2010, quando abbiamo acquisito una commessa nel campo dei cavi superconduttori. Quando Fusion for Energy, cioè l'agenzia domestica a capo della parte di fornitura europea di materiali per ITER, ha emesso questo bando per questa gara europea per la fornitura di cavi superconduttori, l'Enea di Frascati, dove c'è la capofila della superconduttività in Italia, ha deciso di partecipare per creare anche questo transfer tecnologico dalla ricerca all'industria e ha coinvolto 2 aziende italiane. Cryotech, qualità di conoscenza, di saldatura e di ambito di processi speciali collegati alla saldatura, e Tratoscavi, che è una società toscana che produceva all'epoca cavi elettrici e adesso produce anche cavi superconduttori, la parte interna del cavo superconduttore. Abbiamo vinto la gara per la fornitura di 18 km di cavi circa, di cavi superconduttori di tipo TF, toroidal field, una ventina di chilometri di cavi superconduttori per il poloidal field, quindi tipo PF, e la completa fornitura dei cavi sempre di tipo TF per JT60, che verranno utilizzati per costruire un reattore di tipo tokamak in Giappone. A seguito di questo abbiamo realizzato all'interno la progettazione di tutti i macchinari necessari
a produrre cavi superconduttori, abbiamo costruito i capannoni e abbiamo iniziato a produrre. ICAS, che è il consorzio creato tra Crio, Tecnea e Tratos, ha partecipato alla gara indetta dalla Korean Domestic Agency per la fornitura di altri 20 km di cavi superconduttori, quindi attualmente stiamo fornendo quasi 80 km di cavi superconduttori per il progetto ITER. In mente una storia che avevo letto su dei vecchi corrierini dei piccoli di Pier Cloruro d'Alambicchi, che inventava l'arcivernice, cioè una vernice che rendeva vivi i personaggi dei quadri. Allora io l'ho cambiata, questa arcivernice è una vernice che impedisce alle scritte di attecchire sui muri. Inkmaker è nata con l'obiettivo di automatizzare il ciclo di produzione, di mixing nel campo degli inchiostri. All'epoca correva il 1987, quindi l'esigenza di automazione cominciava a farsi sentire anche nel campo, se vogliamo così, particolare del mescolare, del creare delle miscele liquide partendo da prodotti differenti. I mercati sono essenzialmente quelli delle vernici applicate alla tecnologia, quindi le vernici per il mercato del bianco in generale, le vernici per il mercato dell'automobile, le vernici che sono sempre più tecnologicamente dotate nel campo dell'edilizia, quelle che noi chiamiamo il decorative. Tutti questi prodotti, sebbene abbiano, come dire, una qualità comune, che è quella di essere liquidi o in forma quasi liquida, hanno delle caratteristiche completamente differenti e delle tecnologie che stanno alla base del loro processo produttivo particolarmente differenti tra di loro, di cui la necessità di, come dire, partire da un campo solamente affine e adeguare le competenze a dei campi che sono per pochissimi ambiti in sovrapposizione con quello che era il mercato e la tecnologia di partenza della Inkmaker stessa. La necessità che si è palesata è stata quella di aggiornare, anzi di adeguare le competenze che sicuramente erano elevate in un campo solamente affine, come abbiamo detto, che era quello degli inchiostri, alle nuove esigenze date dal nuovo mercato e dai segmenti di mercato che si stava aggredendo. Vista l'impossibilità di mantenere allo stato dell'arte tutto lo spettro di competenze che l'impiantistica industriale annovera, si è deciso di nutrire, di sviluppare e di mantenere sempre aggiornate allo stato dell'arte due competenze che si è ritenuto essere le distintive rispetto al mercato di riferimento: la progettazione e quindi la messa in servizio di macchine in ambito antideflagrante e quello che a noi piace chiamare il domare i flussi liquidi, questo per dare sempre più qualità al processo, dal dosaggio al handling dei contenitori alle misurazioni che ormai vengono sempre effettuate di più in linea. Queste due competenze quindi abbiamo deciso di svilupparle all'interno, acquistare all'esterno queste altre competenze. Che cosa ha significato? Che cosa significa? Significa dover contare su delle aziende esterne che non sono più dei semplici fornitori, ma diventano davvero dei partner tecnologici. Noi l'impresa rete l'abbiamo, come dire, almeno concepita ante litteram. Una delle peculiarità dell'Inkmaker è proprio stata l'internazionalità, non ancora l'internazionalizzazione, ma l'internazionalità di questa organizzazione. Il campo è davvero una nicchia. Il dosaggio di inchiostri e di liquidi ad uso tecnologico è una nicchia davvero. Di qui la necessità di cercare degli sbocchi all'estero è stata sempre molto molto evidente.